E oggi come ospite tocchiamo ancora la Lombardia, la provincia di Milano. Andiamo a Cernusco sul Naviglio, alla farmacia Businelli. Abbiamo in collegamento il dottor Daniele Chiodaroli. Buongiorno, dottor Chiodaroli, benvenuto a Colazione in Farmacia. Buongiorno, Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie per l'invito. buongiorno. Come va allora a Cernusco sul Naviglio? Fa freddo? È arrivato il gelo anche lì, come qui a Verona? Direi proprio di sì. Diciamo che il termometro in farmacia comunque comincia a segnare una temperatura inversamente proporzionale alla temperatura esterna, direi. Ecco, Quindi non entra infatti. influenzali. Anche quelle influenzali vere e proprie che comunque cominciano già a farsi un attimino più presenti, in particolare sindrome del raffreddamento e gastroenteriche, diciamo che adesso cominciano ad avere la meglio. Infatti, questo d'altronde è il periodo, quindi dobbiamo coprirci. Poi ci sono sempre i consigli di mangiare vitamina C, di mangiare arance perché hanno la vitamina C. Quindi questo è un periodo anche lì a Cernusco sul Naviglio cominciano a esserci le persone raffreddate, influenzate. Speriamo che almeno il Natale lo possano passare in salute, insomma. Assolutamente, speriamo. Ok, perfetto. Dunque, dottor Chiodaroli, le chiedo, la sua farmacia, Cernusco sul Naviglio, qual è la storia della sua farmacia? È una farmacia antica, insomma, storica, oppure è nata da poco? No, è una farmacia che è presente sul territorio di Cernusco sul Naviglio del dottor Businelli da più di 60 anni, poi è passata alla figlia. Io ho il piacere di dirigerla da ormai poco più di 5 anni ed è una farmacia che è in una posizione strategica in quanto siamo a meno di 100 metri dall'ospedale proprio di Cernusco. Di conseguenza siamo un attimino un punto di riferimento per tutti i cittadini che ne hanno bisogno nel primo momento, ecco. Ecco, sì, sicuramente ci sarà un via vai ogni giorno, insomma, dalla sua farmacia, proprio vista la vicinanza all'ospedale di Cernusco. Senta, dottor Chiodaroli, ha degli aneddoti particolari? Lo chiediamo sempre ai nostri farmacisti, anche perché molte volte ci dicono che ne hanno davvero tanti di aneddoti, quindi lo chiedo anche a lei, degli episodi particolari, insoliti che le sono capitati durante la sua carriera? Allora, diciamo che gli aneddoti sono davvero tanti, bisognerebbe scrivere un libro, anzi qualcuno lo ha già fatto. Infatti. E, qualche collega che aveva scritto appunto una piccola raccolta di tutte quelle storpiature di nomi di medicinali che spesso sono difficili da dire, oppure delle patologie che comunque hanno dei nomi, diciamo, in medichese abbastanza importanti. Certo. E i pazienti effettivamente ce li offrono ogni giorno. Passiamo dalla richiesta dei farmaci per la circonvalazione ai fungitopi per provare la glicemia, insomma ce ne sono davvero di ogni. Poi per non parlare magari di quando si parla di farmaci equivalenti che vengono chiamati generici, tarocchi, i cinesi, sottobanco, insomma ce n'è. Chi più ne ha che più ne Però mi piacevano i farmaci per la circonvallazione, sono quelli che aiutano a evitare il metta. traffico, probabilmente. E diciamo quelli che sì, sono proprio sulla strada, sono i più fruibili, diciamo. Esatto. Giustamente un'altra delle domande che facciamo spesso ai nostri farmacisti è proprio sul ruolo del farmacista, sull'importanza del ruolo del farmacista all'interno delle comunità e all'interno dei quartieri, dei paesi, del nostro stivale. E le chiedo, secondo lei quanto è importante il ruolo del farmacista? Poi anche il farmacista non è semplicemente un dispensatore di medicine, un dispensatore di scatolette, ha tante, tantissime competenze che giustamente possono essere sfruttate, tra virgolette, dagli utenti della farmacia. Quindi, quanto è importante il ruolo del farmacista oggi? Allora, mi trovo assolutamente d'accordo in quanto per fortuna la farmacia moderna si sta evolvendo sempre di più nel senso di avvicinarsi all'adesione alla terapia. Appunto, come diceva, la figura del farmacista non è quella del semplice dispensatore di belle scatolette, ma è proprio quella di essere un professionista in prima linea sia sull'automedicazione, che ricordiamo importantissima perché spesso viene vista magari dal paziente con quelle terapie che possono comunque non fare male, ma invece gli effetti collaterali, magari le diverse interazioni tra diversi farmaci, ma non po da poco, con i diversi cibi o succhi, se pensiamo al succo di pompelmo che interagisce con diversi farmaci, è importante appunto che un paziente in cure terapia sia consigliato e sia,
seguito anche proprio da noi. Quindi proprio queste cose vanno valutate volta per volta. Il nostro ruolo alla fine è quello di vigilare sia sulla corretta assunzione, sulle diverse posologie. Il nostro ruolo io ritengo ormai che è quello propriamente in quello che si dice la farmacovigilanza. La farmacovigilanza perché spesso siamo i primi interlocutori dei nostri pazienti, prima che Sì. questi si rivolgano al medico. Inoltre poi le diverse proposte di farmaci pubblicizzati ormai quotidianamente sui mass media, ma anche gli integratori, devono essere spiegate e analizzate perché non sempre vanno bene per tutti perché la pubblicità ce le propone. Infatti. Quindi ritengo che interloquire con i nostri pazienti, siano essi anziani, quindi magari con qualche difficoltà di memoria o di gestione, oppure giovani che spesso e volentieri si informano in modo assolutamente superficiale, soprattutto in rete riguardo alla loro salute, instaurare questo rapporto di fiducia e collaborazione, così da seguirli nel loro percorso di cura e dare magari anche dei consigli nutrizionali per affrontare meglio una terapia e una patologia è sicuramente importante. Ecco, quindi ovviamente anche la nostra missione durante colazione in farmacia, durante il nostro programma, è proprio quello di far capire ai nostri ascoltatori, ai nostri spettatori, mettere in luce quello che è il ruolo del farmacista, tutte le competenze che ha il farmacista, come ha detto lei, consigli nutrizionali, consigli su come assumere i farmaci. Molte volte il ruolo del farmacista viene sottovalutato e sicuramente. Mi è piaciuto molto quello che ha detto lei, cioè il rapporto di fiducia che si crea con l'utenza. E quindi le chiedo anche da questo punto di vista cosa le piace del mestiere che fa, è proprio instaurare un rapporto di fiducia magari con l'utenza che entra nella sua farmacia, il rapporto umano, far star bene i propri, le persone che abitano insomma nel suo stesso paese, nella sua comunità. Quindi cosa le piace del mestiere che fa? Allora, diciamo che io credo ancora molto nella figura del farmacista, seppure non sono nato da genitori farmacisti, ma è proprio una cosa che sentivo già forse fin da bambino, comunque fin dall'adolescenza. E un po' è il fatto di essere vicino, aiutare il mio paziente in un momento di difficoltà, che magari può essere la semplice influenza, quindi qualcosa di banale, ma fino ad arrivare a patologie più gravi. Diciamo che è questo che mi sprona forse a tirar fuori tutte le armi, sia che possano essere terapeutiche, ma anche di vicinanza e di aiuto che secondo me un farmacista deve per forza possedere. E poi valutiamo che abbiamo una conoscenza praticamente completa del farmaco e questo deve essere assolutamente a disposizione di tutti i cittadini. Certo. Dottor Chiodaroli, io la ringrazio molto per essere stato nostro ospite a colazione in farmacia questa mattina e la lascio alla gestione della sua farmacia, le auguro una buona giornata e giustamente, come sto facendo ormai da lunedì, buon Natale per le feste prossime. Buona giornata anche a lei e buon Natale a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie, Grazie. grazie mille.